ad una nuova puntata del TG Biancorosso, campionato d'Italia di Serie D. I ragazzi di Mister Cisiano affronteranno in trasferta il Chisola. Fischio d'inizio previsto per domenica alle ore 15:30 presso il comunale Marola di Vinovo. Juniores Nazionale, guidata da Gigi Barbero e Rino Restivo, affronterà in trasferta il Casale. Si giocherà sabato alle ore 14:30 presso lo stadio Bianchi di Casale Monferrato. Allievi 2006, guidati invece da Raffaele Senatore, affronteranno la formazione del Beppe Viola. Si giocherà domenica alle ore 11 presso il sintetico Beppe Viola di Torino. Allievi 2007 invece affronteranno la formazione del CIT Turin. Si giocherà sabato alle ore 15 presso il campo CIT Turin di Torino. Giovanissimi 2008 invece affronteranno il Pertusa. Si giocherà domenica alle ore 10:30 presso il campo sintetico Banca di Asti. E infine i giovanissimi 2009 affronteranno la formazione del PGS. Si giocherà domenica alle ore 14:30 presso il campo Ferrini di Pino Torinese. Proseguono gli incontri previsti per l'attività di base. Gli esordienti 2010 affronteranno lo Spartak. Si giocherà sabato alle ore 16:30 presso il sintetico Salvatore di Via Fregoli, mentre gli esordienti 2011 affronteranno la Virtus Canelli. Fischio d'inizio previsto per sabato alle ore 15 presso il sintetico Salvatore di Via Fregoli. Pulcini 2012A affronteranno la SCA, si giocherà sabato alle ore 10 presso il campo sintetico di Corso Alba di Asti, mentre i Pulcini 2012B affronteranno lo Spartak. Fischio d'inizio previsto per sabato alle ore 16 presso il sintetico Einaudi di San Damiano. Pulcini 2013A invece affronteranno il Montegrosso, si giocherà sabato alle ore 15 presso il campo comunale di Montegrosso, mentre i Pulcini 2013B affronteranno anche loro la formazione del Montegrosso. Si giocherà sabato alle ore 14 sul medesimo campo. Primi calci 2014 divisi in due gruppi, il gruppo A affronterà la formazione della Virtus Canelli. Si giocherà sabato alle ore 14 presso il campo sintetico San Paolo di Canelli, mentre i primi calci 2014B affronteranno la Buttiglierese. Si giocherà sabato alle ore 10:30 presso il campo Parco Maffei di Buttigliera. Primi calci 2014B affronteranno anche un recupero di campionato. Si giocherà contro la SCA nella giornata di lunedì alle ore 18:30 presso il campo sintetico Banca di Asti. Primi calci 2015A affronteranno la SCA. Si giocherà sabato alle ore 11 presso il campo Corso Alba di Asti, mentre i primi calci 2015B affronteranno sempre la formazione della SCA ma in casa. Infatti si giocherà sabato alle ore 10:30 presso il campo Salvatore di Via Fregoli. Stesso campo anche per i piccoli amici 2016-2017 che incontreranno il San Domenico Savio, giocando sabato alle ore 11:30. E infine il femminile affronterà la formazione del Refrancore. Fischio d'inizio previsto per sabato alle ore 15:30 presso il campo sintetico Banca di Asti. Prosegue l'Asti eSport, che ha ottenuto un importantissimo traguardo nell'E-Cup vincendo per 2-1 contro la formazione dell'Empoli, dopo già aver vinto contro la formazione del Pisano. La prossima partita è prevista per lunedì prossimo alle ore 21:30. Continuate a seguire tutte le attività delle formazioni biancorosse sui social e sul sito ufficiale della società www.asdiasti.it, su Asti Channel interviste e tante altre notizie dal Censi in Bosia. L'appuntamento con noi è per venerdì prossimo alle ore 19 con una nuova puntata del TG Biancorosso.